Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, come vedete mi trovo qui a Fontaine perché, come avevo annunciato alla fine dello scorso video, visto che abbiamo chiuso il capitolo dell'Archon Quest di Nazuma, prima di andare avanti e affrontare le prossime missioni di trama principale, che ci vedranno, se ho capito bene, impegnati nel Chasm, volevo affrontare l'evento che c'è attualmente in corso a tempo, che è qui a Inazuma e che vedrà il nostro Bennett tra i protagonisti. Una volta completato l'evento, da quello che ho visto, dovremmo ottenere un Bennett gratuitamente e questo me lo farà portare alla C6, che in molti continuate a dire che non va fatto, non ne vale la pena, ma secondo me se c'è il potenziamento va fatto, punto. Magari peggiorerà il personaggio, non mi importa. Sarà il primo personaggio C6 che riuscirò a fare. Detto questo però, prima di iniziare con l'evento, io in questi giorni ho raccimolato comunque un bel po' di Primogem e con queste dovrei essere in grado di fare 10 tiri. Non le farò però nel banner di Linnei, perché in questo caso voglio ascoltare il vostro suggerimento e quindi tenterò la sorte in quello per Yelan. Mi avete detto che sicuramente come personaggio è più utile Yelan, ma più che altro mi ha spinto a puntare di qua il fatto che Linnei è un personaggio nuovo, quindi probabilmente tra qualche banner tornerà. Mentre Yelan è un po' di volte che ce la propongono, quindi temo che per un po' di tempo potremmo non rivederla. E quindi puntiamo su di lei. Oh sì, ok. Fin qua ci siamo. Ok, ho già il Bennett C6. Potrei non fare l'evento, ragazzi. Va bene. Oh no! Ecco qua che ho perso il 50-50. Una Kiki. E anche una Barbara. Va bene. Non era quello che mi aspettavo, ma ci sta. Del resto non posso vincerli tutti, ahimè, i 50-50. E va bene, a questo punto, come dicevo, abbiamo il nostro Bennett C6. Non so cosa succede una volta che si ha già un personaggio C6 quando se ne ottiene un'altra copia. Si ricevono semplicemente più risorse spendibili? Non lo so. Lo scopriremo chiaramente andando ad affrontare l'evento. Intanto, già che ci sono, vado a potenziarmi anche Kiki e anche la nostra Barbara, che dovrebbe essere... eccola qua, va bene. Oh, anche Barbara è già C5. Non ci avevo fatto caso di averne già trovate così tante di Barbara. Va bene, fatto questo ragazzi, andiamo a vedere l'evento. Quindi andiamo alla missione. Ok, dobbiamo andare alla bottega Leshkotz. Non so come si pronunci questa parola in realtà. E vediamo dove è situata. Penso sia qua, esatto, è qua in città. Ok, è laggiù, va bene, è abbastanza facile, quindi andiamoci direttamente da qui e vediamo in che cosa consiste. Da quello che ho avuto modo di vedere, non mi sono informato tantissimo, ma qualcosa ho visto, sostanzialmente avremo a che fare con un giocattolaio che creerà dei giocattoli sulla base del nostro Bennett. I preamboli non sono dei migliori, visto Bennett come si comporta solitamente, è molto sfortunato, quindi vediamo se questi giocattoli sono un pochino più efficienti. Allora, Arbon, che sembra un po' infastidito, anche Albert è piuttosto infastidito. Ah, la nostra furina avrebbe dovuto siedere al tavolo dei giudici. C'è una competizione, quindi. I giudici, va bene, ma di che cosa? Ah, Neuvillette. Ah, loro avrebbero voluto che fosse Neuvillette a sedere al tavolo dei giudici, e invece ci sarà Furina. Ah, si sente addirittura imbrogliato Albert. La nostra Archon Hydro non sa nulla del mestiere di giudice.
Mamma mia, la giudicano piuttosto pesantemente, eh? Non so se è così rispettata la nostra Furina in città. Sembra più che altro che la usino per gli spettacoli, più che per il suo valore di divinità. Boh, vedremo, ragazzi. Ah, ok, l'Arcon a quanto pare adora scherzare, quindi non si fanno problemi a parlarle in questo modo irrispettoso, diciamo. È un po' volubile. Ok. E questa è l'idea di romanticismo che avete a Fontaine? Ah, ok, quindi a quanto pare già ci hanno sentite nominare dal loro capo, eh? Eh sì, siamo noi. Ah, e stavano giusto giusto cercando noi per qualche motivo. Ok, a questo punto è tutto merito suo, Mademoiselle Paimon. Ok, quindi spiegateci un po' di che cosa avete bisogno. Allora, ah, ok, il loro capo vorrebbe raccogliere dei dati per il suo progetto per i campioni duellanti. Ah, non sarà il tecnico che si trova di fronte alla boss fight dei due ballerini meccanici? Sarà lui il loro capo? Sì, sappiamo cosa sono i campioni duellanti. Non leggerò, ragazzi, come vedete, tutti i dialoghi. Mi dispiace che questa questline non sia doppiata, però sì, è piuttosto lunga, quindi capisco bene che possa anche essere un po' pesante da seguire senza i dialoghi, eh. Nel caso, perdonatemi. Quindi dobbiamo affrontare i campioni duellanti? Ok, un orologiaio che vende giocattoli. Beh, ci sta. Se sono giocattoli meccanici, è comunque un lavoro di precisione con tanti ingranaggi piccolissimi. Beh, la cosa che Paimon preferisce sarà il cibo. Invece no? La migliore compagna Alexis? Addirittura? Non me l'aspettavo da Paimon, pensavo fosse molto più attaccata al cibo e ai Mora che a noi. Ok, vabbè, hanno fatto un esempio un po' particolare, i nostri due amici. Sa, dai, andiamo al sodo però. Il problema di queste quest non doppiate, ragazzi, è che quando i dialoghi sono così tanto lunghi, diventa complicato stargli dietro senza perdere un po' la pazienza, a essere sinceri. Ah, praticamente vogliono che andiamo a spiare il negozio concorrente. Maledetti. E perché non potete andare voi stessi? Eh no, perché se li vedono sicuramente sanno che loro sono giocattolai. Infatti. Ok, quindi anche Paimon è incuriosito da questa cosa. Va bene, a questo punto, beh, ci toccherà andare ad indagare, ragazzi. Ok,
Ops. Non era mia intenzione fare quello che ho appena fatto. Ho sbagliato tasto. A questo punto andiamo giù di qua. Vedo che l'indicatore sulla minimappa è vicino. Ok, siamo già arrivati a destinazione praticamente. Armand, Orlogerie Le Pot. E Caron responsabile. Ok, allora parliamo con Caron. Benvenute cari clienti, sono Caron. Come posso aiutarvi? Ok, abbiamo sentito dire che avete un giocattolo fantastico. Mio fratello vi abbia mandato a cercare informazioni? Ah, sono pure fratelli. Bene. Quindi è una lotta fratricida tra giocattolai, eh? Quindi già ci hanno scoperte. L'effetto sorpresa è già crollato. Le rotelle del cervello di Paimon si sono un po' bloccate. Ok. Ok, quindi comunque lui non si preoccupa troppo di questi segreti sui giocattoli, tanto il loro business principale sono comunque sempre gli orologi, eh? Ok, ho sentito dire che hai preso ispirazione da Mondstadt. Ah, gli piace Mondstadt. Ah, forse è per questo che i robot assomiglieranno a Bennett? L'ha incontrato nei suoi viaggi? Ok, molto cordiale, Caron. Diversamente dagli altri due. Niente, continuo a sbagliare tasto oggi, non so perché, ragazzi. Allora, dobbiamo tornare a fare rapporto, a quanto pare. E allora andiamoci subito. Oh, intanto sta tornando il giorno. Sono ancora qua che ci attendono? Sì, e a quanto pare c'è qualcun altro. Sarà tornato il fratello? Eccoci qua. Ah, e lui deve essere il capo, eh? Quindi tu e Caron siete fratelli. Guardate che eravate assieme, eh? Non scaricatevi la responsabilità l'un con l'altro. Caron, sì, infatti, è davvero un bravo ragazzo e gli ha spiegato tutto, quindi... No, è un avventuriere giocattolo. Se devo essere sincero, ragazzi, mi sembra di essere dalla parte dei malvagi in questa quest. Livro non mi sembra tanto simpatico come personaggio, e i suoi due scagnozzi men che meno, sono veramente odiosi se posso essere sincero. Praticamente lui basa tutta la sua attività di vendita su pubblicità ingannevoli, sull'hype, sul gonfiare le notizie creando aspettative. Paimon crede sempre a tutto però, eh. Ma ti sembra che possano essere due bambole, sti due qua? Esatto. Lui basa tutto sulle trovate pubblicitarie, è un imbroglione. Ha ragione Paimon. Niente meno che, sì, un mercante. Non importa che il prodotto sia buono, l'importante è vendere. Oh, a quanto pare, ragazzi... Abbiamo sbloccato l'interfaccia dell'evento, sì, infatti,
E quindi qui abbiamo tutte le varie sfide di questo evento a tempo. Risoluzione ballerina, carica turbo torrenziale e arena di simulazione per le prove di efficacia. E poi qui abbiamo la guerra dei giocattoli, mappa della situazione. Che... ah, ok, praticamente è la quest, che è divisa in tre capitoli, ok? Il primo l'abbiamo già fatto, ma di fatto era soltanto questa serie di dialoghi che abbiamo visto. E qui invece abbiamo le sfide vere e proprie. Va bene, a questo punto sono curioso. In realtà vedo che qui non possiamo procedere. Dobbiamo prima di tutto completare la missione avventura dove giunge la marea. Ma non mi pare che ci fosse un capitolo con questo nome. A meno che non sia l'ultimo della quest. Ok, quindi dovremmo andare avanti, ragazzi, così da scoprire questa cosa. A questo punto iniziamo il nuovo capitolo della quest e vediamo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo parlare con Armand. Ok, Armand l'abbiamo visto prima, era il negoziante dell'altro negozio di giocattoli, quello che era vicino al tavolo. Eccolo qua, infatti. Ciao a voi. Oh no, è balbuziente, poverino, mi spiace. Ah no, è solo nervoso a quanto pare. Ok, non è fondamentale leggere il manuale a quanto pare. È un gioco semplice. Nel corso della sfida controlla l'avventuriere giocattolo, segue il ritmo della musica e usa il giusto tempismo. Oh no, è un rhythm up? Ok, va bene. Prima di dare inizio alla sfida, regola il ritardo di attacco per ottimizzare la precisione con cui il tuo giocattolo reagisce. Ah, possiamo settare noi? Ma no, ma direi di provarci. Vediamo subito come funziona. Però qua mi dice di aspettare 2 giorni. Ok, aspettiamo 2 giorni, ragazzi. Che male fa. 1 e 2. Facciamo passare queste 2 giornate. Giornate che in teoria avremmo dovuto dedicare alla lettura del manuale, ma va bene lo stesso, ragazzi. Ok. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck. Abbiamo un problema, ragazzi. Avete visto il messaggio che è comparso? Infatti, non possiamo proseguire perché Albert sta attualmente svolgendo la missione simulazione. Dobbiamo prima fare queste. Ok, a questo punto facciamole. Vediamo solo un secondo. Ok, no, quelle sono altre missioni, quindi andiamo dritti di là e vediamo che cosa ci toccherà fare. Adventure time. Parliamo con Albert. Ha paura delle spie nemiche. Sono veramente odiosi questi due personaggi, se posso essere sincero, ragazzi. Credono che tutti farebbero quello che farebbero loro. Comunque, assecondiamoli. No, non ci sono domande da parte mia. Andiamo a svolgere la missione. Ok. E quindi, andiamo ad affrontare la prima sfida. Dobbiamo andare qua giù. Ah, questo non l'avevo ancora attivato di teleport. Quindi sarà anche l'occasione buona per farlo, ragazzi. Allora, non ho proprio attivato niente giù di qua, eh? Quindi forse mi conviene andare a prendere la navetta. Allora, facciamolo. Allora ragazzi, mi sono spostato qua alla statua dei 7, perché malgrado io abbia percorso in lungo e in largo le stazioni della navetta, non sono riuscito a trovare la linea che mi dovrebbe portare in quella direzione. Quindi voglio cercare di spostarmi semplicemente uscendo... Ma non ci credo. Era qua dietro la linea.
Io sono sceso, ho fatto tutte e tre le altre le altre fermate e invece era qui, almeno credo. Questa non è una navetta? No. Forse non c'è modo di chiamare la navetta qua. Di solito c'era un oggetto luminoso che ci consentiva di richiamare la navetta, però qui non vedo niente. Proviamo a parlare con Muirne. No, tu sei... Ok, però a quanto pare no, lei non ci farà arrivare la navetta, eh? Oh, però avendole parlato otteniamo qualcosa a quanto pare. Un piatto, una zuppa di frutti di mare. Ok, interessante. Però non abbiamo risolto, quindi ragazzi, beh, io me la faccio a nuoto a questo punto. Non che la cosa mi faccia particolarmente felice, ma tocca farlo. Almeno fino al teletrasporto, poi una volta che sarà attivo avremo risolto. Ok ragazzi, stavo andando verso il teletrasporto, ma abbiamo intercettato in realtà prima l'area della sfida che dovremmo affrontare. Quindi, beh, a sto punto affrontiamola. Durante la sfida i viaggiatori devono procedere nelle aree designate e sconfiggere tutti i nemici. Ogni sfida ha tre aree diverse. Ok. E allora buttiamoci di sotto, ragazzi. Eccoli qua i nostri nemici. Vediamo di concentrarli tutti in un punto. Bagnarli un po'. E poi ci pensa Naida. Ecco qua. Direi che è andata bene. Ah, non sono finiti però, eh? Ok. Questo è dotato di scudo a quanto pare, quindi sarà un pochino più coriaceo, eh? Vediamo di far spawnare un po' di semini dendro. Ok. Siamo quasi, ragazzi. Oh, questo è davvero grosso. Ok. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Voilà, sistemato. Sfida completata, ottimo. E a questo punto il teletrasporto dovrebbe essere qua sopra, quindi vado ad attivarlo. Così poi possiamo procedere. Eccoci qua. Va bene, almeno così dovessi tornare in zona, un punto d'appoggio più vicino ce l'abbiamo. A questo punto però andiamo a vedere sulla nostra guida qua che cosa dobbiamo combinare. Allora, ho punti esclamativi un po' dovunque qui in realtà. Non è questo quello che abbiamo fatto adesso, ma forse è questo qui. Ok, sì. Quindi recuperiamo la nostra prima ricompensa. Da quel che vedo ci sono un bel po' di sfide da fare. E quindi niente, si tratta semplicemente di sfide di combattimento, quindi queste direi che me le faccio per conto mio, ragazzi. E poi una volta che le avrò finite tutte ci rivediamo e vediamo di proseguire. Allora ragazzi, vi lascio una rapida accelerazione delle varie sfide, così ne approfitto per lasciarvi anche due riflessioni in proposito. Devo dire che le ho trovate comunque piuttosto interessanti, anche perché nell'esplorare Fontaine, come avete visto, non sono andato molto avanti negli scorsi video. Tutto quello che ho fatto di esplorazione praticamente ve l'ho fatto vedere, quindi avete visto che non è che abbia approfondito particolarmente la nuova regione, perché appunto ho tante cose indietro da recuperare.
Beh, questa sfida è stata l'occasione per fare la conoscenza con dei nemici che ancora non avevo mai visto, quindi è stato piuttosto interessante da questo punto di vista. Ho visto diverse creature meccaniche, ho visto anche delle altre creature più acquatiche, ho visto delle versioni alternative dei gocciolotti, quindi mi ha fatto molto molto piacere vedere tutta questa varietà nei nemici che si possono trovare a Fontaine. Oltre a questo, ho trovato anche molto comodo il fatto che le sfide fossero gestite a gruppi di tre. Quindi, dalla prima che abbiamo visto assieme prima, si poteva tranquillamente muoversi a piedi per raggiungere la seconda e poi la terza. Chiuso questo terzetto di sfide, bisognava spostarsi da un'altra parte dove ce n'erano altre tre da affrontare e poi, fatte anche quelle, le ultime tre. Da questo punto di vista l'ho trovato veramente molto comodo. Anche perché poi anche la gestione dei nemici presenti nelle sfide era bene o male scansita con lo stesso criterio, quindi nella seconda zona i nemici bene o male erano della stessa tipologia, nella terza zona erano di un'altra tipologia ancora, e quindi l'ho trovata comunque una sfida molto ben organizzata. Mi è piaciuta nel complesso. E voi sapete che a me personalmente le sfide di semplice combattimento non è che mi fanno mai troppo impazzire. Oltre a questo, è stata anche un'occasione per recuperare un bel po' di risorse di Fontaine, quindi l'ho apprezzata ancora di più da questo punto di vista. Bene, detto questo, io vi lascio alla conclusione dell'accelerazione e poi andiamo avanti con la quest. Ok ragazzi, ho completato tutte le sfide di combattimento e sembra che questo abbia sbloccato la quest, quindi andiamo a parlare con i nostri simpatici pasticcioni giocattolai e vediamo che cosa hanno da dirci. I test che abbiamo fatto sono stati sufficienti? Si aspetta di ricevere solo elogi. Proprio un bambinone capriccioso, Arbon. Quale contenimento? Cosa si aspetta che facciamo sostanzialmente? Ok, hanno pubblicato i risultati dei loro test sul campione duellante e hanno avviato anche i preordini. Ma non sta andando bene, immagino. Esatto, mancate di sincerità. Tanto hype per nulla, è quello che, ahimè, ormai al giorno d'oggi è uno dei mali più grossi in tutti i campi, purtroppo. Creare aspettative esagerate per sperare di vendere di più, per poi produrre un prodotto mediocre che quindi non soddisfa minimamente quello che è stato l'hype generato. Esatto. Voci infondate non è mica tanto vero, perché state vendendo fumo in realtà. Guardatelo come è sicuro di sé ad accusare gli altri. Sono loro che farebbero queste cose perché hanno la coscienza sporca e penserebbero volentieri di danneggiare gli altri mettendo in giro false voci. Solo che sono così abituati a ragionare con la loro meschinità, che pensano che anche gli altri si comportino allo stesso modo.
L'ho già detto, ragazzi, ma questi due personaggi veramente non li sopporto, sinceramente. Mi verrebbe davvero tanto voglia di mandarli a quel paese, se potessi. Vabbè, detto questo, però, andiamo avanti con la quest. Dobbiamo, mi sa, tornare quindi a investigare il negozio del fratello, dell'orologiaio Caron. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo scoprire in più per aiutare questi due farabutti. Non che la cosa mi faccia piacere. Esatto, l'ha realizzato ispirandosi a Bennett che ha incontrato a Mondstadt. Ok, quindi a questo punto, beh, dobbiamo tornare da Caron. Andiamo giù di qua. Questi due veramente non li sopporto, ragazzi. Forse per me ve l'ho già detto, ma lo ripeto, non li aiuterei mai e poi mai. Caron mi sembra una così brava persona, è veramente fastidiosa sta cosa. A meno che poi non ci sia alla fine un colpo di scena clamoroso, ma ne dubito, eh. È così una brava persona, Caron. Vabbè, vediamo. Ciao Caron, come va? Dovremmo chiederti un po' di cose riguardanti il giocattolo. Ok, vogliamo sentire la storia che c'è dietro questo giocattolo. Ti sei basato su qualcuno, no? Vediamo un po'. Ho incontrato un avventuriere al villaggio Acqua Chiara mentre lasciavo Mondstadt. Sembrava avesse avuto problemi con un incarico di consegna dei pasti o qualcosa del genere. A quanto sembra aveva incontrato diverse orde di mostri sulla strada e non solo era in ritardo, ma il cibo si era rovinato. Tipico di Bennett, sfortunatissimo, poverino. Beh, non è tutto, potreste trovarlo difficile da immaginare, ma in quel tentativo per rimediare al problema c'è stato qualsiasi tipo di imprevisto. La legna si è bagnata, nella pentola si è aperto un grosso buco e mentre stavo impiattando sono stato colpito dalle delle pietre volanti sbucate dal nulla. Più Bennett di così si muore, ragazzi. Vabbè. Per caso il nome di questo avventuriere era Bennett? Sì, era quello. Infatti, la sua fama praticamente è universale a Teyvat. Poverino il nostro Bennett. Ed è sempre comunque, malgrado tutto quello che gli capita, molto molto positivo. Non si lascia scoraggiare dalla sfortuna. Ok, sapeva benissimo che stavamo domandando per conto di suo fratello. Va bene, a questo punto andiamo a fare rapporto, no? Ah, ok. Quindi suo fratello ha litigato col padre e ha voluto aprire a tutti i costi il negozio di giocattoli che loro due si erano ripromessi di creare. Solo che avendo l'attività di famiglia di orologiai da portare avanti, beh, non era possibile. E quindi c'è stata una crepa nella famiglia. Ok. Va bene, a questo punto ragazzi torniamo indietro, andiamo a fare rapporto e poi ci salutiamo perché temo che questo video se no rischi di essere troppo lungo. Avrei voluto fare tutta la quest in un unico video ma a questo punto credo proprio che la dividerò in due parti, ragazzi. Allora, parliamo con Liver di nuovo.
Ecco qua. Quindi spieghiamo tutta la storia di Bennett a Livre. Un giocattolo basato su un avventuriere di nome Bennett. Capisco. Beh, sembra dispiaciuto per qualcosa che ti è capitato. Ok. Cercava solo una scusa? Anche questo è veramente insopportabile. Non riescono neanche a chiedere direttamente un favore. Devono inventarsi qualche scusa banale per coprire la verità. Poi il fratello dice che è un idiota. Cioè, proprio non meritano minimamente il nostro aiuto questi personaggi. È veramente fastidioso tutto ciò, almeno personalmente. Lo trovo veramente frustrante il fatto di dover dar retta a questi individui. Fa sempre affari onesti, ma sentilo. Onesti per modo di dire, inventi un sacco di bagianate per montare l'hype, non mi sembra affari onesti. Comunque, vabbè, lasciamo perdere, vediamo come si sviluppa la cosa, ragazzi. Scusatemi se mi faccio fomentare, ma sono personaggi veramente fastidiosi questi. Soci esterni? Ah, noi due siamo diventati improvvisamente soci esterni. Ok, vabbò. E quindi anche in questo caso avremo a che fare coi fatui? In maniera del tutto casuale? Non ci credo molto, ragazzi. Ma stiamo a vedere. Ok, ragazzi, abbiamo completato quindi anche questo capitolo. Quindi abbiamo ottenuto altre 40 Primogem. Con tutte le Primogem che ho già recuperato, tra l'altro, facendo la sfida dell'arena di simulazione più quelle della quest, beh, non credo di essere troppo lontano dal poter recuperare nuovamente 10 tiri per i wish, ma lo vedremo la prossima volta, ragazzi. Per il momento direi che la chiudiamo qui e quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao.